Siamo con Eliano, siamo qui al Bar Lidia, vedete l'interno del Bar Lidia, c'è la speranza di poter riaprire dal 12 di marzo, è chiuso. Quali prospettive avete, ragazzi, per il futuro? Sì, siamo molto preoccupati comunque, perché la situazione purtroppo è questa, non è, per quanto si cerca di stare positivi, è molto faticoso, perché ci sono realtà che molto probabilmente, è brutto da dire, ma alla fine di questa cosa ci sarà sicuramente chi magari non riuscirà a riaprire o comunque ci metterà svariati mesi a riprendersi. Noi adesso ci stiamo mobilitando appunto con questa cosa della sport, se si riusciva, però anche quello non è una questione semplice. E anche le persone che sono a casa, i soldi non è che sono sempre a portata di mano, ecco, quindi magari cercano di cucinare a casa e evitano di comprare fuori, insomma. Cerchiamo di stare più positivi possibili, è dura, quello sì. Naturalmente la funzione che ha il vostro locale, che hanno i bar, che hanno questo tipo di attività, è quella dell'aggregazione, che aggregazione non sarà più, sarà soltanto, almeno per il periodo iniziale, sarà soltanto un contatto indiretto con i vostri clienti, ma sarà penso anche un bagno di sangue per quanto riguarda le finanze. Sicuramente la questione degli aperitivi, la musica che a noi sì, portava molto guadagno, ma anche tutti i giovani che ancora ci scrivono, ci mancate, perché erano belle serate da stare tutti insieme. E, insomma, è complicata e sarà dura sicuramente. Sì. Comunque a livello di bar e locali perdi tutto, perché perdi dalle feste di compleanno agli aperitivi, che già se sono in 5 non si può, e quindi è, sì, come diceva lei prima, un bel bagno di sangue, sì.